Ciao a tutti e benvenuti qui su Game Sailors. Come vi sarete accorti, il nostro contenitore settimanale degli articoli è slittato, l'abbiamo fatto slittare per lasciare un po' di spazio a Mario Kart 8. Mario Kart 8 lo abbiamo atteso per qualche anno su Wii U, finalmente è arrivato e abbiamo deciso quindi di dedicarci interamente a lui per proporvi più articoli, più video articoli possibili per mostrarvi tutto quello che il gioco propone. Mario Kart però non è l'unico gioco Nintendo di questa settimana, visto che ci siamo occupati di Kirby Triple Deluxe, che si è dimostrato uno dei migliori giochi di Kirby e di conseguenza uno dei migliori platform mai arrivati su Nintendo 3DS, capace di sbaragliare in un sol colpo sia New Super Mario Bros. 2, uscito qualche anno fa, sia la più recente avventura di Yoshi. In questo caso vi troverete a curiosare tra i livelli e finirete per rimanere sbalorditi dalle tantissime variabili che sono state inserite all'interno di ogni singolo stage. Inoltre, le numerose abilità di cui il nostro è sempre stato capace si adattano perfettamente in una modalità secondaria che fa il verso a Super Smash Bros. E funziona da perfetto antipasto per le battaglie che ci aspetteranno nella versione 3DS e poi Wii U. Un gioco, questo Kirby Triple Deluxe, assolutamente completo e immancabile per ogni appassionato di platform che si rispetti, il quale scoprirà un piacere tutto nuovo rispetto alle speedrun o al salto millimetrico, che pur mancando nell'ultima fatica di Kirby, vengono compensate alla grande dalla fantasia e dalle idee. Martedì, grazie a un articolo di Matteo Galletto, cambiamo decisamente registro. È infatti il turno di Dead Nation Apocalypse Edition, un'edizione speciale uscita in esclusiva per PlayStation 4. Questo è un gioco molto divertente e godibile se giocato in compagnia di un amico, ma molto meno interessante per il giocatore solitario. L'acquisto è consigliato soprattutto nel caso non abbiate giocato l'originale su PlayStation 3, in quanto le uniche aggiunte sono rappresentate da un DLC e da un comparto tecnico leggermente migliorato. Il titolo è stato inoltre distribuito gratuitamente per i possessori di un account PlayStation Plus e nel caso non abbiate potuto scaricarlo, il prezzo abbastanza accessibile, circa 15 euro, lo rende un must-have per i fan del genere. Un vero peccato però, come dicevamo, per la ripetitività riscontrata e per una longevità non certo da record, a meno che non siate alla ricerca di punteggi sempre migliori O dei desideri serie A nelle andare a caccia classifiche di insieme zombie. ad un vostro amico. Mercoledì invece mi sono trovato a recensire uno dei giochi single player, first person shooter più interessanti dell'ultimo periodo. Stiamo parlando di Wolfenstein The New Order, un gioco che è stato il primo degli sviluppatori Machine Games, i quali nonostante tutto hanno saputo comunque confezionare un titolo coraggioso e capace di far impallidire le campagne di altri sparatutto. Qualche difetto minore c'è, come la necessità di premere un tasto per raccogliere gli oggetti o un'intelligenza nemica un po' deficitaria quando si tenta un approccio stealth. Questo però non intacca mai l'ottimo lavoro svolto e l'avventura di Blazkowicz risulta rigiocabile, divertente e appassionante, in modo tale che tutti i giocatori che hanno voglia di una storia adulta e ben narrata vengano invogliati ad impugnare il fucile, meglio due, e scendere in campo per salvare il mondo dalla minaccia nazista. Se volete bersagliare altri giocatori avrete un'infinità di alternative, ma se volete provare il divertimento vecchio stampo dei migliori FPS dannata sulle console Next Generation, la Resistenza avrà sempre un posto libero per un nuovo soldato. Giovedì invece io e Tommaso abbiamo dovuto selezionare 10 titoli tra i più importanti tra le uscite di giugno. Questo ovviamente ci ha obbligato a lasciare fuori altri titoli interessanti come per esempio Tomodachi's Life oppure Pool Blocks World. Venerdì abbiamo terminato gli articoli di questa settimana con la recensione e video recensione di Drakengard 3. Il gioco è abbastanza controverso e anche abbastanza di nicchia, se vogliamo, ma questo non toglie il fatto che sappia affascinare chi si può far prendere, chi si farà prendere dalle vicende di Zero e delle sue cinque sorelle.
Drakengard 3, quindi, è un gioco che, come i suoi predecessori, non farà breccia nel cuore di tutti per via di un comparto tecnico pieno di problemi. Questo e il prezzo di 50 euro a cui il titolo è venduto bloccherà sicuramente molti giocatori dall'acquisto. Eppure, anche se il primo impatto lascia insoddisfatti, gli amanti dei vecchi picchiaduro a scorrimento, che decideranno di perseverare per almeno un'oretta, si ritroveranno davanti un gioco migliore di quello che avrebbero immaginato, ricco di stile e di meccaniche old school comunque apprezzabili. Ciò non risolverà certi problemi di telecamera o di gestione del frame rate, ma mitigherà sicuramente gli animi, offrendovi un'esperienza strana ed eccentrica che per questo sarà degna di essere vissuta e ricordata. Se non siete del tutto convinti, però, vi consigliamo di provarlo o comunque di aspettare qualche saldo che renda più economico il vostro esperimento. Cerberus, huh? What's the plan, boss? The plan? I was thinking we'd kill him. Sperando che il video vi sia piaciuto e sperando che vi venga voglia di dare un'occhiata anche agli articoli testuali che abbiamo pubblicato sul nostro sito, noi non possiamo che ringraziarvi per essere stati con noi anche questa volta e salutarvi dandovi appuntamento per la prossima settimana. Ciao a tutti!